Venezia ha avuto soldi sia dalla legge speciale e sia anche per il MOSE, soldi che sono serviti non solo per l'impianto del MOSE ma anche giustamente per fare manutenzione dei canali, delle rive della laguna e quindi non possiamo ignorare il flusso di soldi che giustamente e anche opportunamente sono arrivati in città. In secondo luogo, personalmente ho sostenuto anche nei mesi scorsi, prima ancora della campagna elettorale, durante, che il Comune di Venezia deve presentare un proprio piano di risoluzione dei problemi economico-finanziari e la discussione col governo, che ci sarà, comincia domani stesso, ma deve partire da una proposta di risanamento che il Comune di Venezia deve presentare. Ha totalmente ragione, in effetti lui è un grande amico di Venezia, Baretta, Pierpaolo Baretta, e lo stesso è Renato Brunetta. Sono i due che secondo me due grandi sostenitori di questa città. Se riusciamo a trovare un accordo trasversale, spieghiamo all'Italia che far rinascere Venezia vuol dire far rinascere l'Italia, ecco, guadagneranno i veneziani, ma soprattutto guadagnerà l'Italia. Porto Marghera che non sia più un sito di interesse nazionale, lo chiede Brugnaro, ha intenzione di chiederlo al Presidente della Repubblica per fare delle bonifiche a costi e a condizioni più fattibili. No, due anni fa c'è stato un accordo tra Comune, Regione e Governo per il piano sulle bonifiche. Alcuni mesi fa io stesso mi ero adoperato, sono arrivati 152 milioni per l'avvio di opere di risanamento del territorio. Il padiglione Vega, al di là dei risultati congiunturali, il padiglione Acque è un esempio, c'è il Vega, insomma il progetto Marghera è un progetto fondamentale. Il quadrante Tessera di cui si è parlato in questi giorni, Porto Marghera e tutta la parte che va dalla Certosa al Lido a Sant'Elena sono le tre porte sulle quali bisogna intervenire con un piano forte, e su questo credo che Comune, Regione e Stato debbano essere d'intesa. Quello che dico a Mattarella lo dico a Mattarella, non posso dirlo prima alle telecamere evidentemente. Comunque ringrazio ancora di nuovo questa sua sensibilità, perché insomma, Presidente della Repubblica che viene a aprire la mostra del cinema onora la mostra e onora la città.